Stefano, quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano durante le sfilate? Avreste dei suggerimenti, insomma, da dare agli organizzatori, approfittando anche della presenza qui in studio del sindaco, del primo cittadino, insomma, di Santa Teresa? Allora, durante le sfilate, secondo me la cosa che ci penalizza di più sono i tempi di percorrenza del corso di Santa Teresa. In pratica, 4 ore far sfilare i ragazzi che ci sono, sfilano dai bambini di 5-6 anni a persone più anziane, diciamo 60-70 anni abbiamo avuto pure nel nostro carro, e 4 ore di sfilata è dura, un po' col freddo. Quindi secondo me il tempo di percorrenza è troppo, in pratica dovremmo stringere e velocizzare un po' di più la sfilata. Questo secondo me è la pecca del nostro carnevale. Però quest'anno saremo più fortunati perché il carnevale arriva un po' più tardi e quindi le giornate saranno più lunghe e ci auguriamo, insomma, che il tempo possa essere clemente e quindi con temperature più miti far sfilare i ragazzi per le vie del paese. E cosa pensa il quartiere Bucalo riguardo a questo argomento, quindi eventuali suggerimenti da dare alla macchina organizzativa dell'amministrazione comunale? Dal mio amico Stefano, perché lui già sa che in varie riunioni che abbiamo fatto nel Palazzo Municipale, di cui io sono inquilino perché sono impiegato, dopo tutta questa preparazione che facciamo per il carnevale, che i ragazzi fanno dei sacrifici, che vanno a ballare, perché andiamo tutti a ballare, e poi quei 2 giorni che Gesù ce la mandi, Dio ce la mandi buona, ci vogliamo divertire. Poi il freddo, non è vero che sentono freddo, perché una volta che i ragazzi si mettono in movimento a ballare, si mettono a sudare. Perciò noi vogliamo divertirci, semplicemente che la cosa che ci sta più a cuore è il divertimento, perché noi abbiamo un sano divertimento, una bella aggregazione di ragazzi da tutte le parti. La cosa che ci sono dei punti cruciali, come per esempio al centro, Piazza Sacra Famiglia, via Savoca, Madonna di Porto Salvo e Madonna del Carmelo, questi 5 punti, la gente si mette in strada e non ci dà la possibilità per poter esibire, perché potete dire qualche altra cosa, ma in quei 2 giorni siamo i protagonisti, siamo noi. Santino, quali sono i compiti che vengono svolti dai partecipanti e quali invece affidati a soggetti esterni al carro, se ce ne sono? Cioè, ad esempio, il trucco, i vestiti, le acconciature, il disegno del carro, sono tutti svolti da soggetti partecipanti al carro oppure ci si affida anche a soggetti, magari alla professionalità di soggetti estranei al gruppo? Assolutamente no. Diciamo che a 10 anni che noi partecipiamo, perciò in 10 anni l'esperienza ormai c'è. Perciò l'unica cosa che ci affidiamo è per fare il vestito, poi il resto pensiamo tutto noi. Anche per Bucalo e per Sacra Famiglia avviene la stessa cosa, cioè tutto all'interno, tutto in autogestione? Sì, noi qualche mesetto prima, verso novembre, ci riuniamo tutti quanti. Abbiamo, come dicevo poc'anzi, l'architetto che lui disegna, ci fa vedere già il carro su un disegno su un cartoncino, e poi noi lo attuiamo. Abbiamo una signora che sfila con noi, che è parrucchiera, allora ci trucca lei, ci fa i capelli, facciamo tutto all'interno. Le sarte, abbiamo 2 o 3 sarte che diamo come indicazioni ai genitori, qualcuno se lo fa fare da qualche parente o qualche amica. Per il resto facciamo tutto noi, non andiamo a nessun posto a prendere niente da nessuno. Anche il nostro gruppo fa la stessa cosa degli altri carri, i carristi, i gruppi, in pratica ci avvaliamo in autogestione, facciamo tutto, truccatrici, acconciature, vestiti, sì, abbiamo 2 o 3 sarte pure noi a cui indichiamo i ragazzi ad andare a farsi fare il vestito, se non lo sanno fare le loro mamme, loro stesse o così via, però quasi tutto è autogestito. Giusto a onor di cronaca per dare delle anticipazioni su quello che sarà lo spettacolo che il nostro pubblico, sicuramente numeroso, vedrà il 6 e l'8 di marzo sfilare per le vie di Santa Teresa di Riva, chiediamo anche agli altri due carristi qual è il tema che hanno scelto quest'anno per il loro carro. Santino Carnabusci, il tuo tema? Allora, il tema di Barracca rappresenta la politica attuale di oggi. Il nome si chiama Fratelli d'Italia. Il personaggio principale è una donna, che giustamente l'Italia viene rappresentata da una donna, si chiama la donna Turrita, che
la statua si trova a Reggio Calabria. I ragazzi si vestiranno di tricolore. Il gobbo di Notre Dame. Un ultimo chiarimento con il sindaco Morabito riguarda una lettera ricevuta da padre Massimo Briguglio qualche settimana fa, riguardante i giorni in cui si intende organizzare il carnevale. Quest'anno il carnevale cadrà di domenica 6 marzo e martedì 8 marzo. Però, come ogni anno, non potendo, insomma, non avendo gli strumenti per sapere se di fatto il tempo sarà clemente o meno, negli anni è capitato che si sia procrastinato alla domenica successiva la sfilata. Domenica successiva, che è un tempo siamo in pieno tempo di Quaresima, e padre Briguglio, appunto, in questa lettera faceva emergere la sua approvazione verso questa manifestazione, però. La sua cioè dava un consiglio diverso su come gestire questo problema. Cosa ne pensa lei, sindaco, e magari se ci mette a conoscenza di quello che è il contenuto di questa lettera? Per quanto riguarda il contenuto della lettera, credo che sia ormai abbastanza noto perché è stata anche pubblicata sui giornali, anche in una nota emittente televisiva locale. E padre Massimo Briguglio ha espresso una sua opinione da noi pienamente condivisa, cioè quella di non far coincidere la sfilata del carnevale con il tempo di Quaresima. E in realtà questo argomento è stato sempre affrontato anche negli anni passati nelle riunioni che abbiamo avuto con i carristi e dobbiamo dire che quasi sempre si è cercati di superare questa problematica, a volte anche sfilando quando magari il tempo non era troppo clemente. L'anno scorso in effetti c'è stato un grosso problema, però anche dalla discussione di stasera si è potuto notare con quanto entusiasmo e con quanto impegno i carristi lavorano, per cui eliminare questa manifestazione dopo tanti mesi di duro lavoro e tanto investimento, quindi di intelligenza e di denaro, sarebbe veramente una cosa mortificante. Comunque l'amministrazione comunale, ma credo di parlare anche a nome di tutti i carristi e di tutti i partecipanti, certamente quest'anno organizzeranno le sfilate in modo tale, ecco, da evitare di sforare quelli che sono i tempi della tradizione del carnevale, in modo da non creare situazioni di disagio a chi chiaramente vive la religione in un certo modo, e penso che anche noi, ecco, che siamo rispettosi naturalmente dei dettami della Chiesa, della nostra Chiesa, siamo da sempre sensibili, siamo sensibili a questo richiamo di Padre Massimo Briguglio, che è stato sicuramente opportuno e che ha sollevato una tematica alla quale noi tutti siamo sensibili. Quindi per quest'anno sicuramente ci saranno delle modifiche nei tempi, considerando anche che per fortuna il carnevale viene circa con un mese di ritardo, quindi il tempo dovrebbe essere sicuramente più clemente e non dovremmo urtare la sensibilità di nessuno. Ringraziamo il pubblico della Gazzetta Ionica per averci seguito in questa prima trasmissione delle tre che ogni giovedì, insomma, avrete la possibilità di vedere collegandovi al sito www.gazzettaionica.it. E ringraziamo gli ospiti presenti in studio, a iniziare dal sindaco dottore Alberto Morabito. Grazie a voi per il cortese invito e approfitto per dare naturalmente a tutti i nostri concittadini, a chi sta seguendo questa bella trasmissione, un arrivederci alle sfilate del nostro carnevale. Speriamo che siano di loro gradimento come sempre. E ringraziamo per il carro del quartiere di Barracca Santino Carnabusci. Grazie a voi per l'invito e grazie al pubblico. Ringraziamo per il quartiere di Bucalo Nino Bucalo.
Grazie a tutti i telespettatori, grazie a voi che ci avete dato la possibilità di poter fare questa bellissima chiacchierata anche in presenza del mio sindaco. Grazie. Grazie infine all'intervento di Stefano Morales per il carro di Sacra Famiglia. Grazie a tutti e buon carnevale a tutti. Da parte mia un cordiale saluto e un arrivederci alla prossima puntata.